Cristina D'Antonio, un nuovo corso per la Prologo di San Martino. È un onore per noi essere qui oggi e poter avere letto le cariche. Io ho avuto quella di presidente, Michele Andretta di vicepresidente e Domenico Pedoto come tesoriere, e abbiamo eletto segretario Gennaro Ceccarelli. Da subito siamo impegnati in un evento prossimo molto importante, che è quello del Natale. La Prologo di San Martino ha una lunga tradizione presepiale che purtroppo si è interrotta nel 2019 per l'alluvione, nel 2020 per il lockdown. Quindi noi ci auguriamo quest'anno di allestire il centro storico, e non solo, anche altre parti del paese, per poter regalare di nuovo la magia del Natale. Siamo in contatto e collaboreremo con l'amministrazione nuova, a cui facciamo tanti auguri di buon lavoro, cercando di creare eventi per Natale, norme permettendo. Sicuramente vogliamo creare una rete di collaborazione con le associazioni del territorio, con i produttori, con i ristoratori, con tutte le persone che amano questo paese e vogliono ridare vita e vitalità alla cultura e a questo territorio che noi amiamo molto. Pensiamo che San Martino non abbia soltanto un centro storico molto bello e da vedere, ma anche dei paesaggi da conoscere, per cui vogliamo che i cittadini possano godere di queste bellezze, ma vogliamo di nuovo vedere presenze sul nostro territorio. Ci impegneremo per questo e ci impegneremo anche per realizzare un 2022 importante, perché la Prologo compie 50 anni importanti, e in questo momento non possiamo non ricordare un uomo che è venuto a mancare qualche giorno fa, un uomo straordinario, Gianni Raviele. Siamo vicini ancora alla famiglia per questo grave lutto che ha subito sicuramente la famiglia, ma che ha subito tutta la comunità. Un uomo che ha fatto la storia della Prologo, ha creato la Prologo, ha regalato a tutti noi dei momenti magnifici con l'estate sanmartinese arte, e ho io dei ricordi stupendi. Con orgoglio andavo a Milano a raccontare che avevo vissuto questi estati bellissimi, con concerti, con serate di cultura. È un uomo che ha prodotto tanto, ha scritto moltissimo, e quindi vogliamo creare degli eventi che possono ricordarlo e fare in modo che lo possano conoscere anche i più giovani e approfondire quello che lui ha realizzato, perché è stata una realizzazione importante sia sotto l'aspetto culturale che sotto l'aspetto artistico. Per cui non possiamo non pensare a un 2022 nel ricordo di lui e nel creare qualcosa di importante per la nostra comunità.